La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata a cui risponderà il Governo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti col Parlamento. La prima interrogazione è la numero 3-2087 della deputata Galgano. Sui tempi per l'apertura dei cantieri, per la messa in sicurezza della tratta Città di Castello Umbertide ed elementi in merito ad investimenti di Rete Ferroviaria Italiana per la riqualificazione della ex Ferrovia Centrale Umbra. Onorevole Galgano, un minuto, prego. Grazie Presidente, Ministro Del Rio, la ex Ferrovia Centrale Umbra è una rete ferroviaria che è quasi totalmente nella regione dell'Umbria. A gennaio c'è stato un accordo tra la regione dell'Umbria e la rete ferroviaria italiana per la gestione della ex FCU, che sarebbe l'abbreviazione. Questo accordo prevede investimenti per la sicurezza e la riqualificazione della rete. Le chiediamo quindi quali sono i tempi per l'apertura del cantiere e per la messa in sicurezza della tratta Città di Castello Todi, che è chiusa da tanto tempo e i pendolari hanno veramente tanti disagi da questo, e quindi per la riapertura del cantiere, e quali sono gli investimenti che Rete Ferroviaria Italia intende fare per i prossimi 3 anni per la riqualificazione della rete. Grazie.